Siamo? Ci siamo. Salve a tutti, benvenuti in questa nuova puntata della Zannoni Live. Oggi, a Ciao a differenza tutti. delle altre puntate, abbiamo niente po' di meno che Zannoni Live, Massimiliano Ciao Zannoni. Ciao Massi, bello, come stai? anzi, Tutto a dovresti posto. dire a me benvenuto anche se non sono io Oggi al l'ospite. Oggi contrario. al contrario, ce la facciamo un po' così tra di noi. Allora Massi, ti posso chiamare Massi, Massi, Massimetto, quello che come vuoi che ti vuoi. Cioè, chiamo? no, cioè, no, non c'ho mai avuto questo Perfetto, problema. allora andiamo con Massi. Allora Massi, oggi, come appunto dicevo a tutti i nostri telespettatori, Sì. faremo una puntata un po' diversa che racconteremo un po' di Ok. te, tutto quello che è Massimiliano, come è nato, come è diventato ad oggi quello che sei, e ne parlerai tu in primo piano, e poi parleremo pure un po' della Zannoni Live, questo nuovo progetto di tua invenzione, e spiegheremo un po' tutto quanto. Quindi ti chiedo proprio in primis, chi è Massimiliano Zannoni? Ok. Allora, tu mi fai una domanda che io ti parto dall'inizio, diciamo Vai. ti parto da quando sono nato, Ok. ok? Facciamo così. Se gliela facciamo poi a finire tutta quanta puntata, perché potrei Andiamo raccontare. per lunghi, dici. Potremmo andare pure per lunghe, però diciamo cerchiamo di Vai. sintetizzare. Allora, mio padre e mia madre mi hanno fatto nascere nel lontano 74 e loro erano due bambini. Praticamente mia madre, quando io sono nato, aveva 17 anni e mio padre aveva appena fatto 19 anni. E ovviamente non sono i tempi di oggi, negli anni 70 era tutto un po' più difficile, adesso si sa, all'epoca era una cosa normale, quindi essendo anche molto giovani hanno avuto sicuramente delle problematiche economiche, però mio padre è sempre stato un grande lavoratore e quindi mi ha insegnato, secondo me, come si vive. Lui aveva un motto, diceva, cioè, o lavori o studi, ci sono due cose, non è che Giustamente. qualcosa devi fare. E io inizialmente a me lo studio non mi è mai piaciuto, sono sincero. Mi è cominciato a piacere nel momento in cui ho iniziato a fare questo mestiere e ho capito l'importanza dello studio in verità, perché ho avuto molte difficoltà nel momento in cui ho cambiato lavoro. E quindi ad oggi voglio, anche con le puntate che faremo successivamente, vorrò far capire ai giovani l'importanza anche dello studio. Comunque adesso partiamo Scaviamo un po' nel tuo scaviamo un po' nel passato. mio passato. Allora, diciamo che, come dicevo prima, avendo avuto problemi economici, la mia famiglia inizialmente, era molto dura. Sicuramente ad oggi e pure precedentemente ho capito quello che hanno passato i miei genitori, perché crescere un figlio, poi dopo 8 anni è andata anche mia sorella, beh, però io già avevo 8 anni, già ero abbastanza grandicello, i primi passi da bambini li hanno fatti con me, quindi sono maturato molto in fretta per questo. E praticamente noi abbiamo vissuto, non so, cioè, mo sto pensando un po' perché è difficile dirlo perché sembra una cosa negativa, ma in realtà erano cose che si vivevano tranquillamente Certo, dice all'epoca, quello, no ok. oggi. Magari se oggi vedi una famiglia che ha le difficoltà che noi abbiamo avuto in passato con il sorriso, io che ero piccolo con il sorriso perché non l'ho vissuto, perché a me mi hanno fatto sempre vivere bene i miei genitori, però capisco invece in realtà che mio padre tanti problemi, poverino, ce l'aveva, okay? Perché i Certo. pensieri era normale averli. E quindi noi diciamo che negli anni abbiamo vissuto con pochissimi soldi e da una casa all'altra, perché praticamente mio padre Morello veniva sempre sfrattato in realtà, perché Ok. non riusciva, no perché non era un pagatore, ma non riusciva con il suo lavoro a mantenere così giovane una famiglia. E quindi mi ricordo che ogni anno cambiavamo casa, Ok. ovviamente. Abbiamo vissuto anche quando io, poi io, stranamente non so per quale motivo, io mi ricordo tantissime cose di quando ero piccolino. Cioè? Tantissimi bei ricordi anche di quando ero Vai, piccolino. dicene uno Però io, pure a mia così. madre, quando gli racconto, no, perché io mi ricordo che, ma dice, non è possibile che tu ti ricordi le cose che avevi 2 anni. Cioè, è una cosa incredibile, ma in realtà io mi ricordo tantissime cose di quando ero piccolo. Io praticamente, avendomi avuto così giovani, ho vissuto la maggior parte del tempo con i miei nonni, perché lavorava sia mio padre che mia madre. Mia madre faceva la parrucchiera e mio padre ha Ok. sempre fatto l'elettrauto. Aveva tante doti pure mio padre, in realtà, sia da musicista che però non le ha portate avanti perché avendomi avuto a me,
Non c'era Religione, tempo. non c'era proprio tempo, lui la lavorava in realtà. Anche se io penso che se uno vuole portare le cose avanti, le porta lo stesso se c'è veramente la passione, ma a Assolutamente. quei tempi non si pensava a queste cose come oggi, tutti questi programmi televisivi che ti danno ovviamente tantissime possibilità, e all'epoca non c'erano tutte queste cose, era veramente difficile uscire fuori, no? E quindi ovviamente ha proseguito la strada del lavoro, che a lui piaceva, non quella del papà, che mio nonno era falegname, che ha Ok. seguito poi il fratello di mio padre. Ma mi pare che piaceva lavorare con le auto, quindi ha iniziato facendo l'elettrauto da molto piccolo. Era un mestiere per lui favoloso e lo ha tuttora, perché mi pare ancora lavora, perché mi pare è giovane, ha 67 anni, quindi mi Super pare giovane. super giovane, bell'uomo, gagliardo. Che Lui si salutiamo. pensa, ciao Che va, salutiamo. lui si pensa, no, oramai sono vecchio, 67 anni, cioè, Ma ma quale che sei, ma vecchio? quale vecchio, io a 67 anni I 70 sono i nuovi ancora con 50 palestra ormai. faccio tutto sicuramente, per come sono fatto. E quindi diciamo che io ho vissuto in varie case in affitto. Cioè, diciamo che la storia, ecco perché faccio forse questo lavoro. Perché in Dici, realtà, ho avendo iniziato. vissuto tutti quei sfratti, che poi mi ritrovavo sempre da una casa all'altra, che ovviamente da piccolo non ci capivo niente, per me era normale, basta Certo. che stavo con i miei genitori, e invece di loro sicuramente l'avranno sofferta. Io ho vissuto anche da piccolo a 2 anni, quando ci hanno mandato via, e le ricordo queste cose, non è che me le sono scritte, io mi ricordo tutto. Io quando avevo 2 anni, noi siamo andati a vivere a Cava dei Serci, Ok, praticamente quindi Sant'Enna. sei uscito da Ciampino però. Sono uscito Sei da uscito e Ciampino, poi sono uscito e rientrato. rientrato. Sono andato a vivere a Cava dei Serci, penso che ci saremmo stati un annetto. Ok. Ok. E poi vabbè, siamo andati anche da lì e sono andato a vivere, tu pensa, sul terrazzo di mia nonna Vincenzina, a Morena. Che praticamente c'avevano sta stanza sopra che mio padre ha chittato mettendo il letto, un armadio, la televisione sopra l'armadio, cioè Vedi? stavamo là e poi mangiavamo sotto da mia nonna. Ogni tanto acchittavamo il tavolino, sicuramente mi pare per stare noi tre insieme. E quindi abbiamo vissuto, penso, se non erro, un paio d'anni sul terrazzo di mia nonna l'abbiamo vissuti. Poi abbiamo da lì, per fortuna c'era mia nonna che ci ha dato una mano. Da lì poi abbiamo cambiato altre case, altre cose, fino a che siamo andati a abitare a un albergo che il comune acquistò proprio per le persone che avevano bisogno, Quindi per ovviamente. dare un supporto, un Quindi, aiuto. bravissimo, questo albergo praticamente aveva una camera, come tutti gli alberghi, una camera con il bagno, ok? Quindi ovviamente noi eravamo felici perché stavamo per conto nostro e non c'avevamo più il problema magari dello sfratto, no? E quello poi magari ha aiutato anche mio padre, perché non pagando l'affitto, non pagando al comune, dandoci questa mano, ovviamente mio padre ha potuto poi ragionare in un'altra maniera, perché quando sei più tranquillo Certo. non ti paga affitto, non ti paga niente, che è quello poi che è successo a me, che dopo vi racconterò. E quindi siamo andati a vivere a questo albergo, io avevo 8 anni, Ok. però ho continuato a frequentare gli amici che c'avevo a Morena, perché era quello. Poi, dopo, come succede sempre, ho cambiato scuola e ho conosciuto Maurizio Mussi, che è il mio attuale amico e socio anche in altre attività, Assolutamente. che è quello poi che mi diede in realtà pure lo spunto di posso fare qualcosa di bello. Nella vita ancora posso fare qualcosa. Là ovviamente anche sempre lì difficoltà su difficoltà, perché avevamo in realtà, era andata anche mia sorella, avevo 8 anni, siamo andati lì e vivevamo in quattro dentro una stanza d'albergo, erano, che ne so, 25 metri quadri. Per me era tutto normale ovviamente, no? Perché c'avevamo il letto quello che si apriva, Certo. io c'avevo la poltrona letto che si apriva, a notte sapevamo dove camminare per andare al bagno, però Certo. in realtà a me la situazione piaceva, basta che stavo con i miei genitori. E la cosa bella che ad oggi ricordo anche ogni tanto con i miei amici, che ci diverte questa cosa qua, è che mia madre aveva il lavandino del bagno e sopra c'aveva i piatti, cioè lei aveva i piatti al bagno e c'aveva lo scolapiatti, ce l'aveva al bagno. Quando invitavo i miei amici a casa, che stavamo là, i miei amici ovviamente che erano, per loro non era Incavivano. normale, entravano e dicevano, questo c'è la cucina al bagno. Giustamente dice, si ritrovavano un po' così. Se no, diceva, ma tu abiti, capito? Per me invece era tutto quanto normale. E poi io ovviamente, non so perché, non ho mai studiato, non mi andavo a studiare, i miei genitori mi hanno sempre pressato a farlo, ma in realtà a me non mi entrava in testa. Io basta che giocavo a calcio, e il sogno mio era quello Ok. di diventare un campione di calcio, che tra virgolette ci stavo quasi riuscendo, a diventare un campione, però stavo riuscendo a andare
con qualche squadra importante, però adesso Era un quella che po', era, dici? un po' matterella che era, che poi sembra pure banale perché lo dicono tutti, no? Non ho Sì. sfondato perché ce l'avevo, faccio Dici, così. magari usano Non come è scusa. quello, nel senso, c'avevo delle possibilità, me le sono tra virgolette giocate male Ok. per varie vicissitudini che sempre create da me. Mio padre e mia madre credevano molto ovviamente in questo, anche per avere un futuro migliore, Certo. ma in realtà poi la delusione c'è stata perché io poi mi sono innamorato della mia ex moglie, pensavo solo a quello, ormai avevo 13 anni, però ho avuto qualche occasione con la Ternana, con la Roma, però non l'ho sfruttata. Però per me c'è sempre un perché nella vita, nel senso sicuramente dovevo fare altro e quindi ad oggi posso dire che a livello imprenditoriale ho fatto qualcosina, però secondo me ancora devo fare tantissimo perché non è che stiamo Ok, parlando di chissà che cosa. certo, usciranno nuovi progetti, Però sicuramente nuove idee. diciamo da dove sono partito, ovviamente senza studiare i livelli che ho raggiunto. Diciamo che per me sono importanti, anche se posso fare Dici, ancora ad oggi tanto. ti ritieni soddisfatto del risultato raggiunto, però Ad c'è oggi sempre di sono più. soddisfatto del risultato raggiunto, ma posso fare ancora tanto e spero che questa trasmissione che tra virgolette ci siamo inventati darà modo anche ai ragazzi, oltre che a me, di poter crescere ancora di più e far Certo. conoscere tanti ragazzi e a tanti imprenditori, ai ragazzi, per dargli una spinta in più per poterci provare e poter raggiungere quello che loro hanno in mente, Il loro obiettivo, magari. perché veramente se l'ho fatto io possono fare tutti. Io invece, quello è Massi, poco ma scusa ti sicuro. interrompo, mi volevo rilegare ad una cosa che dicevi prima, che secondo me è molto importante per quanto proprio il discorso famiglia e tutto quello che ci hai appena Sì. Che è raccontato. importantissima la famiglia. Sono d'accordissimo con te, infatti proprio per questo ti volevo chiedere quanto è stato importante, diciamo, avere queste umili origini, se si può dire, no? La tua situazione economica di quando eri bambino, non entrando appunto nel dettaglio, ma quanto è stato importante trovarti in quella situazione e arrivare e sbloccarti magari dentro qualcosa per arrivare a dove sei arrivato oggi, che comunque ci troviamo, e possiamo dirlo, nel tuo ufficio. Dopo parleremo anche di che cos'è questo, di che cosa parliamo qui. Quindi proprio è quanto è stato importante tutto quello che hai vissuto e che cosa ti ha detto poi la testa di sbloccarti così tanto e uscire proprio fuori dagli schemi e intraprendere questa vita da imprenditore quale sei. Allora, secondo me non è una cosa soltanto, nel senso che noi abbiamo avuto sempre problemi economici, no? In famiglia, che erano anche motivo, tra virgolette, di discussione tra i grandi, perché è normale che sia così, Certo. no? Però io ho avuto dei grandi esempi, nel senso che di cose giuste e ingiuste. Parecchie volte me la sono fatta pure io questa domanda, no? Ma sono tante le cose. Mo' cerco di spiegarle in modo di farle capire a tutti quanti. Allora, la prima cosa è che mio padre ha sempre lavorato. E quindi questa secondo me è una cosa importantissima, perché un conto è dire tu devi lavorare, tu devi fare questo. Un conto è non dire niente e farlo. Quindi io, avendo visto sempre mio padre lavorare, per lui era una cosa importantissima, siccome a me quello che diceva mio padre era oro colato, e quello che no, che diceva anche che faceva mio padre, perché mio padre non ha mai parlato tantissimo, è una persona riservata, però con i fatti ha fatto tanto e continua ad oggi ancora a farlo. E questo è molto importante nella vita. E secondo me i problemi economici che abbiamo avuto mi hanno spinto a volere di più, secondo Ok. me. Ma non basta quello, ci sono tantissime altre cose. In che senso? Io ho avuto anche io una famiglia molto giovane, quindi diciamo ho ripreso tra virgolette le orme di mio padre. Io mi sono fidanzato con la mia ex moglie a 16 anni e abbiamo fatto Salvatore Zannoni, mio figlio che oggi ha 30 anni. Che Ciao salutiamo. Salvatore, amore di papà. E poi a 22 anni ho avuto Noemi, l'altra amore di papà che salutiamo, che lavora qui con me. E loro mi hanno spinto tanto, perché uno può volere quello che è buono nella vita, nel senso che oddio, voglio fare questo, voglio fare quell'altro, ma in realtà la spinta te lo danno anche le persone che ami, questo ovviamente per quanto mi riguarda. E io non mi sentivo soddisfatto perché il lavoro che faceva mio padre a me realmente non piaceva, ok? Ok. Quindi l'ho sempre fatto con tanto sforzo e i lavori non devono essere uno sforzo. Il lavoro deve essere, siccome è quello che facciamo la Tutti i maggior giorni. parte delle ore della nostra vita, il lavoro secondo me deve essere una cosa che ti piace fare,
e che praticamente non devi voler vedere l'ora di andare via, ma è una cosa che ti deve mancare tempo. Dicevo, dovevo fare ancora questo e non l'ho fatto. Questo Sono è come vedo il d'accordo, no, sono lavoro, d'accordo. capito? E quindi io ho lavorato con mio padre da quando avevo 14 anni, perché io sono stato fino a 14 anni alle medie, sono bocciato pure una volta in prima media, quindi ho fatto per 4 anni le medie, poi non sono voluto andare a scuola e mi ha detto, vabbè, tanto o vai a scuola, vieni a lavorare. E quindi sono andato a lavorare con mio padre. Che aveva però lui l'officina. Mio padre aveva una sua Ok. officina e tra virgolette mi sa che ce l'ha sempre avuta una sua officina, perché mio padre no, prima lavorava sotto padrone alla Renault, se non erro, a Roma. Non ricordo bene quando ho aperto l'officina con Messio Pino, che si erano messi in società. E vabbè, io avevo sicuramente, che ne so, 5 anni, 6 anni, 7 anni, non so quanto. Io talmente la voglio lavorare già da bambino, io quando finivo la scuola, io andavo a lavorare pure Facevi il l'estate. pomeridiano, Facevo finta, facevi. perché in realtà a 8 anni, 9 anni, e poi fa. Allora andavo da mio padre e mi sussavo le mani, perché lui mi casava, diceva, vedi, bravo, bravo, ma io non facevo niente in realtà, no? Però mi è sempre piaciuto lavorare, io mi ricordo, stavo da mia nonna, andavo al bar di Benito, e Gio Morena, via Sandro Guidoni, andavo là e chiedevo, mi fate lavorare? Lui diceva, ma che te famo fare? Cioè, sei piccolo. No, fate per lavorare, insomma, mi facevano fare niente, mi facevano mettere le pastarelle a posto, facevano le cose, la sera mi regalavano i pastarelli, io ero contento che le portavo mia nonna Vincenzina e mio nonno Umberto. Io portavo le pastarelle e loro ovviamente, bravo, bello te noi, per me Certo. era una cosa meravigliosa, cioè, a me il lavoro mi è sempre piaciuto, da quando sono, quindi ce l'hai questa cosa, secondo me, a livello lavorativo, quando a me piaceva lavorare. Cioè, andavo a fare spesa con mia madre, io dovevo portare tutte le buste io, capito? Cioè, mi devo caricare queste buste, mia madre, ma te fai male? No! Volevo vedere che ero forte a mia madre, capito? C'avevo sempre questa cosa di aiutare pure poi io, in casa, cioè c'avevo questa cosa qua. Poi ovviamente pure mia madre, tra virgolette, sotto questo aspetto era abbastanza severa, cioè io con mia madre ho sempre confidato tutto quanto è, però in realtà era rigida, nel senso io la mattina andavo a scuola, tornavo da scuola a mezzogiorno e mezzo, una volta uscivo a mezzogiorno e mezzo, non è che come oggi ti vengono a piacere la macchina, scivi, pioggia, neve, vento, tu scivi da solo e i maestri ti mandavano a mezzogiorno e mezzo a mezza strada e tu andavi a casa. E io quando arrivavo, appena arrivavo, vai dalla signora Pia e segna, perché non c'avevamo una lira, vai là, prendi quello che da mangiare e segna. E poi a fine settimana mio padre andava là, E saldavo. anzi andavo io là e saldavo, perché mi davano i soldi a me o mia madre e saldavamo a fine settimana. Quindi andavo a casa, riandavo a fare la spesa. E ovviamente non è che stavo chissà dove, erano Vabbè. 200 metri all'alimentari, perché una volta c'erano alimentari. E poi tornavo a casa, apparecchiavo, mi rifacevo il letto e poi, finito da mangiare, sparecchiavo. E ogni tanto, e facevo pure i piatti dopo. Però dopo non è che studiavo, prendevo e me ne andavo. Cioè andavo a giocare con amici miei, mia madre mi correva dietro, io però andavo a giocare con amici miei e andavo a giocare poi a pallone quando dovevo fare allenamenti. Quindi Giustamente. quella era, tra virgolette, la mia vita. E la mattina poi andavo dal professore, quello mi interrogava, non Non sapevi sapevo niente, niente. non sapevo niente. Ma anche i libri c'avevo, perché una volta, praticamente, vabbè, i soldi per i libri pure non c'erano e ti dava a scuola, ti dava 3 libri soltanto. E io ho Ok. aperto una pagina. Erano belli Cioè nuovi che pure. per l'anno dopo c'è qualcun Poi altro. pensa, mo, da questo mi allaccio un discorso che ti fa troppo. Sicuramente a me mi faceva ridere. Un giorno facciamo una gara di poesie, che devono fare i compiti, tu devi inventare una poesia a tuo piacimento e riportarla il giorno dopo a scuola. Io vado a casa, 10 minuti faccio una poesia su Gesù, perché io, tra virgolette, amo Gesù, non sono credente nella Chiesa, ma sono credente in Gesù e nell'universo. Questa, beh, poi ci sarebbero argomenti, Ne parleremo con un no, ospite apposta su apposta per questo. quello. Io di questo mi parlo sempre con mio figlio, perché andiamo molto d'accordo su tutto questo aspetto, quindi quando faccio le cene con lui parliamo sempre di queste cose qua. E quindi dicevo, che dicevo? Dove stavo? Mi sono perso. Stavi dicendo che hai fatto sta poesia, sei andato Ah, dal bravissimo, scusa, professore. lascia la poesia. E faccio sta poesia e andiamo a scuola. E ci stavo io e uno dei miei migliori amici, ancora attualmente, Luca Magnabosco, che stavamo in classe. E praticamente c'era la sua poesia e la mia che hanno scelto come le migliori. Vince Luca. Vabbè, poi me ne c'è problema, vince Luca. Però perché vince Luca? Perché tutti quanti hanno detto non l'hai fatta te. In realtà tu l'hai copiata da un libro di poesie. Ho detto no, vi giuro, l'ho fatta io. Ci ho messo pure 5 minuti, un'accata, ho fatta poesia e me ne sono andato. Nessuno, giustamente pure, mi ha creduto che io Cioè, non era avevo scritto possibile, non era te. possibile. Questa è impossibile, ha scritto Massimiliano questa poesia, quindi sta poesia su Gesù non è mai stata mai creduta, l'ho scritta io e me la sono beccata, perché giustamente un studi mai e quindi vinse Luca Magnabosco. Però in realtà io quella non l'avevo copiata da niente e l'avevo scritta, tu pensi, ancora me lo ricordo oggi, sul letto,
dell'albergo dove abitavamo, che quel giorno mi pare una ragazzata, io mi sono messo là al volo, ho scritto questa poesia e me ne sono È andato. scappato Bella, subito. ovviamente mi ricorda la poesia, però non mi ha creduto nessuno. Questa è aperta e chiusa la parentesi, perché giustamente, oddio, te ne posso raccontare 2000, 2 miliardi di cose Dai, ci che sono arriviamo allora con successe. qualche aneddoto divertente. Sì, E continuando così a parlare sì, sempre dei tuoi, che eh? comunque si vede che c'è un legame dietro molto, No, molto vabbè, importante. no, prego. Sono innamorato proprio Quando. di me, io specialmente di carità, non me ne vuole mia madre. Io amo tutti e due i genitori, è normale, ma io con mio padre ho un sentimento ancora più potente. Mia madre lo sa, lo dico perché mia madre lo sa perché mio padre per me è un angelo. Cioè, mio Vabbè, padre la persona di di riferimento. riferimento è stato mio padre, forse perché magari da piccolo ogni volta magari hai visto quando stai male, con mal di pancia, una cosa, la mattina mia madre era un po' dormigliona, ma non perché dormiva tanto, in realtà dormiva pure poco, però era sempre quella che faceva tardi la notte. E quindi stava là sempre a casa, però faceva tardi, si metteva che ne so, a cucire magliette, quello, però era una ritardataria, cioè una che piaceva dormire. E la mattina quindi dormiva. Che succedeva? Che la mattina mi alzavo con mio padre che mi faceva colazione, ma per cortesia, tra virgolette, perché una volta non si usava, mi accompagnava lui a scuola quando andava là. Ok. E quindi diciamo io ho vissuto molti più momenti con mio padre, pure la notte se stavo male, mia madre quella alle 5 di mattina era magari dormiva da un'ora, stava sventrata. Io mi alzavo che mi faceva la pancia, c'era mio padre che mi massaggiava la pancia. Sono tutte piccolezze, poi quando lavoravo con lui l'ho vissuto, diciamo, tra virgolette, di più. E poi forse non, ho avuto sempre un legame diverso con gli uomini, sia a livello d'amicizia che a livello pure sentimentale, no? Pure i miei nonni, tra Ok. Ok. virgolette. Io ho sempre provato quel sentimento in più Verso il nonno. verso il nonno. Ma non so, io ti dico, io so quante volte me la sono fatta questa domanda, eppure le donne mi hanno amato tantissimo, Adesso a pure le... me sorge però spontanea una domanda sotto questo punto di vista. Quindi mi viene quasi in automatico pensare che quello che tu hai trasmesso ai tuoi figli sarà, cioè, penso che tu vorresti essere come tuo padre nei tuoi confronti. Penso Ma che io tu abbia fatto lo stesso con penso, Noemi e Salvatore. io tante volte, avendo fatto i figli giovani, questa è una bellissima domanda, perché avendo fatto i figli giovani, ragazzi, i figli giovani non è semplicissimo. Anche quando avevo qualche sprazzo, perché a 18 anni c'è il testosterone che ti schioppa. Tante volte ho detto mio padre cosa avrebbe fatto con me. Ok. Quindi a me è servito tantissimo. Cioè io ho un rapporto speciale con i miei figli. E ovviamente col maschio no, perché amo più i maschi, perché i figli sono uguali. Cioè, No, magari trovi sono più cose in diversi, ma sono comune. uguali, ma ho molte più cose in comune con Salvatore, perché essendo un uomo, ovviamente ho fatto molte più cose con lui. Mia figlia poi è una pigra, nel senso che se mia figlia gli fosse piaciuto lo sport, io avrei seguito anche lei, ho capito? Certo. Invece mio figlio giocava a pallone, io accompagnavo, facevo tutto quanto quello che dovevo fare, Giustamente. invece mia figlia magari cantava, l'andavo a vedere pure quando cantava, però quando faceva l'esibizione Ok, non dici andavo a solo al vedere. teatro a Non, fine anno che c'era e la. poi lei si è vergognata, lei stava crescendo, era bravissima a cantare. Stava crescendo tanto, Noemi, aspettiamo invece... allora un tuo pezzo inedito in No, lei era puntata. bravissima a cantare. Infatti mi è dispiaciuto tantissimo perché stava crescendo e nel momento in cui si è trovata davanti a un pubblico un po' più importante, Ok. e lei lì ha smesso. Quindi un po' di ansia da prestazione ci ha avuto e. E ansia di prestazione, quindi ci sono due cose, perché forse io la capisco, perché io adesso sono, ovviamente ho 49 anni, ho molta più sicurezza in me stesso. Però io in realtà pure io ho sempre dimostrato di avere sicurezza in me stesso, che mi è servito, perché anche avendola per finta, poi mi ha fatto crescere. Anche avendola per... Però le tante insicurezze ce le abbiamo tutti, le insicurezze. Certo. Anzi, le prestazioni ce ne ho avute tante, tra virgolette anche le donne. Mentre sembravo una persona sicurissima di me e tutto quanto, in realtà l'ansia di prestazione ci stanno. Però c'è chi l'affronta e chi non le affronta o non gli va di affrontarle. Poi non è che uno deve dire c'hai carattere perché l'ha affrontate. No, ognuno prende la sua decisione, no? Di quello che vuole fare nella vita. Perché le ansie fanno parte della vita e bisogna saperle controllare. Io ce ne ho avuto per 6 anni l'ansia, ma quella vera. E ce ne ho avute tante altre nel momento in cui sono diventato, tra virgolette, imprenditore. Perché c'è una famiglia, c'è tutto, ma non è che c'avevo paura di fallire, no? Quello non. Per fortuna a me non mi è mai regalato niente, perché quando vieni da zero, in realtà al massimo che può succedere è ritorni dove stavi prima. Io Certo. non ci ho mai avuto questo problema. Io anzi, un paio di volte ho rischiato, tra virgolette, il fallimento, per fortuna,
e non solo per fortuna sono riuscito a riprendermi. E poi sembrano pure banali perché adesso sui social ne senti tante queste cose, no? Io ho fatto quello e poi. In realtà, la mia realtà è questa: io anche quando ho avuto l'ufficio che è andato molto bene per un paio di anni, poi ho fatto anche delle stupidaggini io, eh. Per fare altro ho avuto delle problematiche importanti. Vabbè, si impara dagli errori, no? Come si Si impara dice. da errori, ma quelli sono stati errori pesanti perché mi sono buttato dove non mi dovevo buttare, cioè io c'ho la terza elementare, cioè in realtà dopo ho studiato, ho fatto il percorso e dove va, ma dove andavo, cioè mi sono buttato in borsa. Cioè, ho rovinato, tra virgolette, stavo rovinando tutto quello che avevo fatto fino adesso nell'immobiliare. Perché la capoccia mi diceva, perché anche il troppo ottimismo in realtà ti fa credere che puoi fare delle cose che non stanno nelle tue corde, ma non ci stanno nelle tue corde perché non hai mai fatto, pure qua nell'immobiliare, se non c'hai prima una base, Certo, schioppi pure qua, no, 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 quindi assolutamente. ok, vuoi intraprendere pure la strada della borsa, la fai, ma devi studiare, ma non è che devi studiare, borsa ancora devi studiare 100 volte più, Certo, cioè. no, no, Se assolutamente. puoi buttare dove non sai, io mi sono Assolutamente. buttato dove non sa perché mi credevo di essere, che ne so, non so chi fa borsa, Bill Gates non penso fa borsa, No, chi no, c'è sta, no, Soros, no. No, mi vabbè, ma sembra Soros che fa ci borsa, stanno tanti importanti che fanno numeri importanti, se però lasciamo io ho perdere preso quelli. certe bastonate Vabbè, ma è praticamente. giusto che sia così, quello un po' a tutti, dai, che magari provi a investire su un progetto che va male, No, oppure ci perché sono stato pure non ne male sai ovviamente, molto. perché poi io la facevo, tra virgolette, non sapendo le cose, io ero ancora più trasgressivo, io la facevo. Mamma, tutto sopra. No, ho fatto Mettiamo certe il cose. leva, leva No, 10, il vai, leva, io carica. solo il leva. Cioè, Cioè, vabbè, perché solo il leva. è il gusto del. Io È forse ci ho così. sempre avuto, perché io sono stato, tra virgolette, pure un viziato per parecchi anni. Vero, è vero, io giocavo alle macchinette. Anzi, questo servirà pure per chi gioca attualmente alle macchinette, perché sono tante persone che hanno dei vizi che ti portano a devastarti la vita. Io giocavo alle macchinette, che ho cominciato a 17 anni, tu pensa che roba. Io a 17 anni ho cominciato, la prima volta vado a giocare a una bisca di queste qua perché la ragazza mia era gelosa, ai tempi Ok. io pure ero geloso, quindi no, tu non devi andare là stasera, vabbè, cazzate da fischiello. Dico, dove vado? Mi mandano a casa. Ho preso una sta bisca dove frequentavo precedentemente, e quando ero più piccolino, sono andato là e ci stavano queste macchinette, non so manco di che si parlava. Ci misi 20.000 lire, era lire. Metto questi soldi, comincio a giocare, stavo con un altro amico mio, mi ricordo, cioè, feci scala reale massima a cuori. Brum, mione passa. Che cazzo è qua? Vinsi questi soldi, scaricai sto mione 100. Prendo sto mione 100, Sembrava vado da mio vero. padre, mione 100, mi pare vero. Dico, oh, qua è facile. Ma mio padre, oh, ho preso mione 100. Intelligentemente. Gli regalo 700.000 lire a lui. E lui mi fa, no, non gli voglio questi soldi. E io, come fa, vieni questi soldi? No, non gli voglio questi soldi. E basta. Non è che, perché mi pare a me... Non mi ha mai detto una cosa bellissima di mio padre, non mi ha mai detto quello che dovevo fare. Cioè lui c'era una cosa, o lavori o vai a scuola, del resto la vita era la mia, però mi guardava dall'alto, nel Certo. senso, se mi pare poche volte parlava, anche perché io in verità sono sempre stato un tipo responsabile, erano i tempi diversi, un po' difficili, tra virgolette, pure tra giovani, no? Che pure oggi si fanno, tra virgolette, più infamate, una volta ne eravamo Sì. infami, una volta se ti devi fare una scazzottata, ti facevi una La facevi scazzottata veramente. e non c'era il problema. Oggi se ti fai una scazzottata c'è il problema che ti ritornano a fare i matti. Esatto. Una volta era veramente diverso. E parlo oramai, diciamo, tra virgolette, come i vecchi, perché gli anni sono passati, però in realtà le differenze ci stanno qua. E quindi mio padre, non parlando, già mi aveva detto tutto, già aveva capito, cioè questi soldi non li voleva. Non li ha presi e io ho cominciato a giocare. Che non potendo fare niente, in realtà, che non uscivo la sera, io andavo là, mi buttavo là dentro e facevo. La cosa piano piano è peggiorata. È peggiorata e ho fatto un sacco di mattate così. Però io dopo ho visto il positivo, perché poi dipende sempre dal carattere. Io ho fatto tantissime altre cose oltre all'elettrauto per rimediare i soldi per giocare. Ok? Quindi me le sono aumentate tutte. Legali e non legali, ma mai droghe, cose varie. Cioè, stiamo a parlare sempre di roba non legale perché mi faceva la fattura, ma però perché ero pischello, c'avevo attività, non c'avevo niente. Però ero già, tra virgolette, un piccolo imprenditore. Mi compravo un motorino a milione, lo rivendevo a 1.200.000. Ok. Capito? Ci facevo 200.000 lire, le prendevo e andavo a giocare. Cioè, non è che me le tenevo. Però mi ha dato, anche quello mi ha dato tanto, tanto da fare. Però ha portato pure tanto.
tante cose bruttine, Giustamente, sì. tante cose brutte, dire la verità, perché ovviamente poi all'epoca ero pure già sposato e facevo mancare i soldi A a casa. casa. Infatti, volevo un attimo tornare sempre un'altra volta un po' indietro, perché poi siamo passati dalle medie a parlare subito della tua ex moglie. Però abbiamo lasciato, C'è secondo me, la sta il parte. motivo, perché mi sono sposato a 16 anni, mi sono Dici fidanzato. giustamente, esco dalle medie a 13, a No, 16 mi a sono sposato. 14 perché sono bocciato, uscito nel 14, andavo a lavorare, poi Ok. dopo un po' mi sono fidanzato Ok. a 16 anni. Però poi magari ci fai pure una piccola panoramica su questo, se ne vorrai parlare. Però ci manca proprio quel pezzo centrale, cioè perché proprio dalle medie, che eri ancora magari il ragazzaccio di strada che giocava a pallone per quartiere, ci manca il pezzo che poi Massimiliano si è staccato poi dal papà, sia a livello magari un po' sentimentale, per intraprendere la sua strada, fino ad arrivare al Massimiliano che si è sposato. Ma no, Quindi, perché non sta in mezzo lì? Io mi sono staccato a 26 anni, capito? Cioè, io sono andato a lavorare, mi pare, a 14 anni, sono andato via a 26 anni, ma io a 26 anni ho cambiato proprio tutta la mia vita, perché io, anche se non ho sfondato nel calcio, però ho continuato a giocare. Ho giocato in un po' di squadre, sempre promozione, eccellenza, fino a 26 anni. E a Quindi c'è mio... stata. Lì ho avuto tante difficoltà, in che senso? Perché io avevo problemi di gioco, mi giocavo i soldi. Quindi non pensavo proprio più a niente. Io volevo soltanto uscire da quella situazione psicologica che era tremenda. È brutta, infatti capisco persone che ci si trovano purtroppo e che io ce l'ho fatta non da solo, perché da solo non si fa mai niente. A me mi ha cambiato la vita Massimiliano Federici, che attualmente è il mio socio nelle costruzioni che facciamo. Ma io quando ho conosciuto lui nel 2001, tra virgolette, tutte le emozioni che mi servivano da vivere nella vita, perché io sono sempre stato uno che c'era il fuoco dentro, non andavo più a giocare a questi giochetti, mi ha fatto capire che la vita era un'altra. Certo. E quindi io facendo l'elettrauto, non mi piaceva fare l'elettrauto, non mi sentivo, e quindi ci sono questo. Ero sposato e la vita giustamente mi piaceva perché ero innamorato di mia moglie, di mia figlia, famiglia, sono sempre stato con loro, pure la sera non uscivo mai perché stavo con loro. Però io quando ho cambiato lavoro, e mi è cambiata la vita, mi è cambiata la vita con Massimiliano Federici, che mi ha fatto capire tante cose. Ho trovato un vero amico che ha cambiato la vita non solo a me, ma ringraziando Dio, cambiando io, è cambiata anche la vita dei miei figli, della mia Certo, ex di tutte le persone moglie e che di tutte le persone comunque. che mi Certo, circondano, perché assolutamente. sono sincero, sono migliorato tanto, ovviamente, perché a 26 anni non sapevo nemmeno dove si metteva l'H, non sapevo leggere, ragazzi. Cioè io per leggere il Corriere dello Sport leggevo i primi pezzi della cosa e poi dicevo, papà, ma che ha detto quello? Ma leggi dentro, mi diceva, mi pare. Cioè io non leggevo manco il Corriere. Quindi mi sono ritrovato a cambiare lavoro. Ho voluto cambiare perché non mi piaceva e volevo proprio cambiare. Io sono andato proprio a fondo, quando giochi alle macchinette, tu non c'è più una... La gente pure, perché io poi chiedevo i soldi a tutti, ai miei amici, gli ridavo tutte le settimane perché lavoravo, andavo là, quanto mi avevano prestato, 100.000 lire. Però quando uno ti viene sempre a chiedere i Certo. soldi, arriva. Cioè, non è più bello, no? Anche nell'amicizia. Quindi mi sono trovato a voler cambiare a tutti i costi e per caso ho iniziato a fare questo lavoro. Se vuoi ti spiego pure come ho iniziato a fare questo Come lavoro. no? Perché io Siamo manco... rimasti e che ti sei No, sposato. in realtà io sì, vabbè, mi sono sposato a... Vabbè, io se te lo smetto pure a spiegare questo, No, fermati. dai, No, facciamola breve. Dai, ti sei non sposato, finivo c'avevi. più. Mi sono sposato, quella fa parte da, diciamo, della vita... Che è pure bello raccontarla, però diciamo, rimaniamo sull'imprenditoriale, ok? Mi sono sposato a quell'età, ho continuato a lavorare con mio padre, giocavo a pallone, facevo tutto quello che dovevo fare, non mi andava più di fare quel percorso, volevo di più. Non, io la cosa che avevo in testa, io non posso campare con pochi soldi, Ok. perché non mi va di fare una vita a stecchetta, che devo stare, che ne arrivo a fine mese con i soldi, non Certo. mi piaceva, quindi devo cambiare. Io ero convinto nella mia vita che dovessi fare tutti i lavori manuali, perché a forza non mi manca. L'intelligenza sapevo di essere, sapevo che non ero uno stupido, però no, non avendo mai studiato, oramai secondo me, tra virgolette, vedevo la mia vita che dovevo fare lavori manuali. Ok, andavi in una direzione Sì, unica. e come ho detto già nell'altra puntata con Maurizio, io ho visto Maurizio Mussi, che era uno dei miei migliori amici, che ha fatto il cambiamento. Cioè, lui ci ha lasciato a 20 anni, è tornato dopo 3-4 anni e ho visto un altro Maurizio Mussi. Io lì quando ho visto lui, in verità ho detto, ma cavolo, è stato no, bravo, di più. Quindi ti è scattata proprio una Là mi è scintilla. scattato, dico, è stato bravissimo, l'ho ammirato tantissimo, ho detto, pure io forse posso fare qualcosa, tra virgolette.
Io ho avuto il coraggio di lasciare mio padre, perché non è stato facile, perché mio padre, cioè mio padre, io stavo con lui, però a me non gliela facevo più, volevo cambiare per forza. Quindi mi sono licenziato da mio padre, ho smesso di giocare a pallone, cioè tutto in botto, Drastico, drastico cambiamento sono stato, drastico. sì. Sono stato fortunato perché anch'io avevo una casa del comune, tra virgolette, che poi ovviamente ho lasciato al comune nel momento in cui ho fatto due spicci, e quella magari è un altro aneddoto che racconto più tardi. Quindi, anzi lo racconto adesso. Forse è pure più Vai, vai. carino. Praticamente io avevo una casa del comune Sì. diroccata che me l'hanno buttata giù proprio ultimamente perché proprio, stava una scatafascio, che la presi grazie a una zia di mia moglie. Ok? Questa perché te la voglio spiegare adesso? Perché pure quella è stata un'opportunità. Quando io sono andato in quella piccolissima casetta, anche là, piccoletta con i miei figli, con mia moglie, anche là abbiamo fatto Noemi, mi pare. E quanti Sì. anni avevi su questo? 19 anni, già Quindi comunque parliamo. c'avevo un figlio, c'avevo Salvatore, e a 22 anni poi ho fatto mia figlia che stavamo lì dentro, una catapicchia. Stavamo bianco, stavamo con le buste alle finestre, non c'avevamo i soldi manco per cambiare le finestre, quindi Ok. c'avevamo le buste nere, c'era Maluccio là dentro, c'avevamo le buste nere alle finestre, la muffa, macello. E praticamente quello mi ha aiutato, per quale motivo? Perché quando io ho cambiato lavoro, a me mi hanno dato sempre un'altra casa comunale a Via del Lavoro. Mi hanno fatto andare lì, non pagavo l'affitto, non pagavo luce, non pagavo niente. Dico, questa è un'opportunità che, visto che non ho queste spese, ho soltanto le spese di cibo, tra virgolette, cose normali, mi voglio buttare a fare un'altra cosa. Io stavo senza loro, ho vagato per Ciampino per un paio di settimane. Ok, E quindi lì avevi capito che era una possibilità per investire i tuoi soldi che a quel c'avevo una lira. punto. Ah, ok. Ma io stavo in bianco. Ok, quindi cercavi proprio una nuova opportunità. Io stavo in bianco, rovinato. Cioè, Ok. in bianco e chi buffi, eppure tanti, creati da persone che tra virgolette mi volevano bene e mi hanno aiutato, ma gli dovevo ridare questi soldi, ok? Che ad oggi, se penso a quei buffi d'allora, all'epoca erano tantissimi, Certo. cioè quando non ce l'hai, ce l'hai, è Certo. tutto. Entrai dentro la Gabbetti a via 4 novembre e gli chiedi, c'avevo i capelli lunghi fino qua, biondo, Ti ci ho mai sì. visto i Avevo i capelli lunghi capelli lunghi. fino qua, perché no, i capelli lunghi ce li avevo per mia figlia, perché a lei piaceva tirarmi i capelli mentre si addormentava e io mi sono fatti crescere per lei. E quindi a una certa mi sono dovuto tagliare perché era arrivato al punto che mi strappava proprio, non era più una cosa normale, mi sono dovuto tagliare. Comunque la motivazione perché avevo questi capelli lunghi era perché a mia figlia gli piaceva Ok. accarezzarmeli e tirarmeli. E entrai dentro sta Gabbetti, un agente immobiliare all'epoca mi disse no, no, non ci serve nessuno. Una ragazza invece mi dice no, no, vieni, vieni, mi parlò e mi disse di andare a lavorare lì, non c'erano problemi. Io però, tu pensate, ignorante come una scarpa, io ho chiesto, ma c'è possibilità di crescita? E lui ha detto, guarda, in realtà la Gabbetti, tra virgolette, il massimo che puoi fare in futuro sarai responsabile perché la Gabbetti è proprietaria proprio della Gabbetti. Vabbè, vengo a lavorare. Invece incontro un altro mio amico, Stefano Marandola, che mi diceva, oh, mamma, vieni a lavorare con me, stavo solo bullying. Viene al lavoro e dico no, ferma, no, meglio che parliamo che io ho 1 milione di monete, non accoprire un assegno di 1 milione, che mi ero sempre giocato. Non accoprire un assegno mio, non so come fa. Lui mi dice, non ti preoccupare, vieni qua con me, ci penso io, e mi porta dal mio socio attuale, Massimiliano Federici. Su Massimiliano Federici era buono come il pane. Questo mi diede 1 milione, senza sapere chi ero, chi non ero. E mi ha detto, guarda, se vuoi venire a lavorare qui, bene. Se non vuoi venire a lavorare qui, non c'è problema, poi mi riderai. Cioè, per me, dico, questo, chi è questo? Il lunedì attacco, pure per tra virgolette levarmi il debito, attacco con lui. E Ok. perché anche quando ho fatto poi con lui, ci ho parlato, lui mi fa, guarda, non devi sentirti in debito con me, non c'è problema, però qua ci stanno tante possibilità di crescita, perché all'epoca quell'ufficio era Tempo Casa e lui già mi aveva detto che stava pagando la royalty per uscire da Tempo Casa perché doveva diventare Stile Casa e quindi c'era possibilità di aprire un ufficio di crescita. E io ho detto, voglio sta qua, perché c'è questo tipo di possibilità. E quindi poi ho iniziato a fare questo lavoro, in realtà mi ha appassionato, mi ha dato tante emozioni, e poi le cose sono Ma facevi andate l'agente inizialmente? come sono andate. Insieme agente immobiliare, tra virgolette, che non ero agente immobiliare, che ne avevo il patentino, ho cominciato a intraprendere questa storia e ho cominciato a fare zona, quello che si fa in Silvia, a Ok. citofonare agente, c'erano Ok. pure amici, tra virgolette, che mi avevano pure in giro, ma cazzo è, a Tu in citofonare giro a agente. Io disturbare invece oramai, cioè, io ero la gente. Eri focus, quadrato, no, eri ero focus. quadrato, stavo così,
E in verità c'avevo, tra virgolette, una dote particolare, talmente voglia di lavorare, di far qualcosa per me, per la famiglia mia, di cambiare totalmente la mia vita, che io ti dico la verità, cambiavo un paio di scarpe al mese perché mi si bucavano tutto. E Quanto andavi in quanto giro? camminavo, un po' capì. E lì in realtà dopo 2 anni, grazie sempre, perché ringrazio Massimiliano Federici, che per me è molto importante, perché è giusto. Perché nella vita da soli non si riesce mai a fare niente. Lui invece ha creduto in me come nessun altro, capito? Mi ha dato una forza, mi ha fatto capire l'importanza di leggere, mi ha fatto capire l'importanza di capire quello che stai facendo, e la lealtà, l'amicizia, perché poi lui in realtà mi aiutò anche economicamente per levarmi i buffi. Ok. Io penso di averlo ripagato alla grande, però trovare una persona che te leva i buffi, che io domani, il giorno dopo me ne potevo pure andare al lavoro, ma raga, lei che sta a parlare, ma che Certo. persona era? E che persona è? E quindi, oltre a avermi dato la tranquillità familiare di avermi tolto i buffi che avevo, e io ho cominciato a spingere veramente, ma tanto, tanto, io ho fatturato da capogiro, e ho fatto parecchi soldi, e Ok. ci sono pure ricascato il gioco, eh. Ah, dopo tutto quanto dici Ci sono comunque il ricascato. vizio non era ancora andato No, via. no, 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 ci sono le ricadute. Ok. E io sono andato pure da psicologo, ma dopo tanti anni, per la borsa. Però da lì ho capito pure tante altre cose. Ci sono le ricadute obbligatorie. Ci ricaschi, sempre meno, ma ci Ok. ricaschi. Quindi comunque consiglieresti pure ai ragazzi d'oggi che riscontrano avere un problema del genere di parlarne con qualcuno che li Sì. possa aiutare in un percorso? Devono parlare con persone specializzate, Ok. cioè è inutile andare da un amico, è inutile andare dal padre, è inutile andare da tutti. Devi essere consapevole che c'è un problema. E quel problema ha affrontato. Io, tra virgolette, non sono uno psicologo allora, però l'ho trovato questo cambiamento nella mia voglia di cambiare, Certo. perché ormai mi facevo schifo da solo, e che diventi pure bugiardo, perché ovviamente ti vergogni, quindi dici Certo. le bugie. Però magari non tutti hanno una personalità come la tua, quindi giustamente. Sì, è più difficile come ho fatto io, però ti ho detto, ho trovato Massimiliano Federici che non sapeva, tra virgolette, del mio problema, perché non è che gli avevo detto che giocavo ai giochetti e quant'altro, però ho trovato una persona che mi ha aiutato e mi ha voluto, tra virgolette, ha visto in me qualcosa, che poi ci ha pure indovinato, ha Ha creduto in te a creduto in me a prescindere. prescindere, e a me questo è stata una forza indescrivibile, Ok, e da lì poi come è indescrivibile. iniziata, diciamo, la scalata? Quindi hai cominciato a fatturare e hai fatto questi Ho fatturato, ho numeri. fatto numeri importanti, Ok. e noi poi non era come adesso, io gestisco la mia agenzia, all'epoca era, cioè pure adesso è diverso, nelle altre agenzie io la gestisco in un'altra maniera, ma questo magari ne parleremo in un'altra puntata. E io però vendevo anche le case degli altri, dove Ok. non prendevo una lira, tra virgolette, non dovevo prendere una lira, ma Massimiliano in realtà mi pagava a loro e Allora, però aspetta, facciamo una distinzione su questo discorso, perché magari a me. Sì. detta così vendevo pure case degli altri, qualcuno che ci guarda dice, grazie, fai la gente, che quale case vendi, quelle degli No, no, degli altri? altri, perdonami, degli altri agenti immobiliari, Ok, scusami, degli altri miei perfetto. colleghi. Cioè io quando prendevo una casa già c'avevo il cliente da portare e gliela vendevo io, anche se in Ok. realtà non dovevo guadagnare, poi Massimiliano mi ha fatto sempre guadagnare. Quindi Ok. pure quello Quindi era ovviamente ti l'importante portare spinge, perché che risultato. fai? Io oggi ti vendo la casa a te, a quella, a quella, a quell'altro, magari non vedo il risultato economico, mi punto a... Invece lui è stato molto bravo e capace, sia per me, quindi dice questo qua, tanto me ne pure le case dell'altri. Insomma, ci siamo aiutati a vicenda sotto Ok. questo punto di vista. Io non mi regalavo niente, io avevo i clienti per tutto, perché io lavoravo fino a tardi, io sono 2 volte all'ospedale per lavoravo. Per lo stress. Per lo stress, io sono 2 volte all'ospedale, perché quando sono diventato responsabile, perché io dopo 2 anni che facevo questo lavoro sono diventato responsabile. Ok. Ma tu, quando diventi responsabile dentro un ufficio dove tutti i tuoi colleghi in realtà ne sanno più di te tecnicamente, è un problema. Ma io, siccome fatturavo più di tutti, sono diventato responsabile. Ma Certo. quel ruolo, diciamo che per amicizia di Massimiliano, e perché fatturavo tanti, me lo sono andato proprio a prendere, lo volevo per forza, capito come? E lui mi ci ha fatto diventare, e ho avuto tantissimi problemi con i colleghi. Tanta gente se n'è andata pure. Ah, addirittura. Sì, perché io dopo 2 anni non ero ancora preparato, ragazzi. Cioè, nel senso, tecnicamente io, anche se studiavo tanto, ma non è che c'erano i computer come oggi. Io dopo una enciclopedia, io Certo. mi fermavo, ogni parola che c'era su un atto mi fermavo, dovevo leggere il significato, non lo sapevo. Però questo fa capire che quanto la tua voglia di spaccare Sì. ti ha fatto raggiungere in 2 anni comunque un obiettivo Sì. grande, che sei partito da zero perché non sapevi nemmeno magari cosa Legge, fosse una manco l'acqua. casa Sì.
Mi ha aiutato pure tanto il papà di Massimiliano Federici, Ok. che sono andato a lavorare un anno con lui, con Gino Federici, e lui in verità tecnicamente mi ha insegnato Ma tantissimo. nel mentre che stavi pure con Io Massimiliano? stavo, perché Massimiliano c'aveva due uffici, una a Piazza della Pace a Ok. Ciampino e un'altra a Morena. A Ok. Morena c'estava il papà, che all'epoca Quindi era... No, facevi un po' uno no, io switch. facevo, stavo lavorando un anno con Massimo e poi ho lavorato un anno con Gino. Ok. E quell'anno con Gino lui mi ha insegnato tantissimo a livello tecnico, urbanistico, Ok. catastale, delle case, mi ha insegnato pure a leggere i preliminari davanti alle persone. Io il primo preliminare che ho letto davanti alle persone, non è che ero rosso, di più mi sentivo la faccia che era un fuoco, stavo solo a testa bassa. Lui ovviamente, uomo di esperienza, mi bloccava e dava spiegazioni ai clienti, ma Ok. io ho reso le virgole, non mi fermavo, i punti non mi fermavo, cioè un macello facevo, capito come? E quindi ero molto molto imbarazzato, ma poi piano piano, piano piano, a forza di leggere libri, a forza di leggere atti, a forza di leggere, che pare a leggere, Certo, sta poco da logico. fare. E poi invece, in verità, non treno. Diciamo che adesso, da tantissimi anni, faccio io le scritture, faccio io tutto quanto. Ok. Però come c'è stato, ecco, il passaggio da responsabile, poi ad oggi che fai giustamente delle tue scritture in agenzia, come ha fatto Massimiliano, ecco, da 0 a 2 anni, da niente a responsabile, Allora, e poi... sempre la voglia, per quale motivo? Perché tu quando diventi responsabile, ho avuto vari problemi, però ho fatto per altri 2 anni, ho fatto responsabile in un ufficio di Ok. Ciampino. Ovviamente poi in quei 2 anni che fai responsabile fatturavo pure di meno in realtà, perché mi impegnavo pure per altro, per far fatturare gli altri. E Ok, quindi gestivi la quello squadra, anche gli responsabile, tra agenti. virgolette, io nella vita mia ho fatto sempre al contrario in realtà. Io ho sempre fatto, ho fatto un figlio e poi ho fatto il padre, giustamente, perché tanti ovviamente vanno via a 30-35 anni, prima si organizzano, si comprano una casa. La vita mia è sempre stata al contrario e ad oggi continuo così, pure con Zannoni Live. Tra virgolette, noi due stavamo al bar Sì. a fare l'altra trasmissione, Sì. È mentre parlavamo, voglio fare questo. Abbiamo fatto la Zannoni Live, pure come sapevo vero. subito che ero, È come i vero, è matti. vero, è vero. Classico Fa come. Zannoni Live e ad oggi, a differenza delle altre 2 puntate, ho scritto già come voglio che sarà quello che Vero. dovrà essere la Zannoni Che tra Live, poco ne che tra parliamo. poco ne parliamo. Ah, piccola Sì. parentesi. Qui sotto in descrizione troverete l'account Instagram di Massimiliano e TikTok, Sì. dove vedete dei contenuti molto importanti sulla Importantissimo. giornata dell'imprenditore. Quindi comunque invitiamo pure tutti a seguirci perché ci saranno dei contenuti importantissimi. Sì, sicuramente faremo delle puntate che saranno divertenti, ma non perché vogliamo fare divertenti, perché i giornate mie sono proprio È divertenti. vero, è vero. Confermo, Io mi confermo diverto, questo. lavorando mi diverto. Confermo. E quindi speriamo che ci seguiranno il più Sì, possibile. Poi certo. sto fissa con questa cosa dei giovani, che Allora, voglio diciamo, dare... posso dire una cosa? Certo, Allora, oggi, diciamo, per casualità io mi trovo qua. Diciamo questo. Perché? Perché proprio Massi c'ha c'ha questa dote di risolvere i problemi subito, immediatamente. subito, e trova una soluzione ancora prima di risolverli. Quindi oggi avevamo una puntata Con con altri Massimiliano ospiti, Federici, che è con socio Massimiliano mio, e con Federici. Angelo Vietti, che è il mio commercialista. Esatto. Però c'è stato un problema lavorativo e quindi abbiamo detto, senti, che facciamo? Mo Ah, un'ora di buco non ha senso. no, non ci Cioè, penso dobbiamo fare sicuramente qualcosa. proprio. Quindi fa, È nata questa puntata. Simo, ma perché non mi intervisti tu? E quindi è uscita un po' Raccontiamo, tanto così, mio padre così aveva alla fatto una puntata che raccontava, Assolutamente, tra virgolette, assolutamente, sì. Esatto, piccoli pezzettini della mia vita. Quindi abbiamo esatto. approfittato. Allora, visto che comunque siamo arrivati pure a questo punto qua, no? Che ecco, è uscita un po' pure la parte comica della situazione di oggi. A questo punto spieghiamo anche, magari poi torniamo anche poco poco indietro e ci finisce a raccontare il tuo Oh, ricordami percorso. dove sono tornato, perché ho talmente tante cose in mente, devo ritornare perché sono diventato responsabile e poi ho aperto l'ufficio. Ok, Quindi ricordatemelo voi se fosse. allora facciamo così, apriamo e chiudiamo Zannoni Live, visto che abbiamo fatto questa piccola panoramica. Sì. L'hai inventata ad un bar e ci hai detto: regà, mi serve una mano, aiutatemi. E noi subito, sì, Subito, facciamola. immediatamente. Adesso raccontaci proprio in quelle tre righe che ti sei pensato che cos'è Zannoni Live e poi torniamo indietro, allora. Ok. Allora, io me la sono scritta, però la dico a braccio. Vai. Perché la dico a braccio? Perché ce l'ho in mente, nel senso che la Zanoni Live sarà un programma dove intervisteremo imprenditori. Li intervisteremo per capire, come sto facendo io oggi, da dove sono partiti. Quindi, chi come me non c'aveva niente praticamente a livello economico, parliamo perché di Certo, amore ce n'ho avuto tanto, che è certo. quello che serve più di tutti, perché nella vita la cosa più importante è essere amati e amare. Punto. Poi dopo viene tutto il resto, perché quando non c'è amore dentro sai che c'hai, sei un'altra cosa. E
E quindi voglio intervistare gli imprenditori per capire come hanno fatto e per quale motivo sono diventati quello che sono diventati. Quindi da chi non aveva niente, invece da chi ha intrapreso un'avventura, tra virgolette, con la propria famiglia e l'ha continuato a portare avanti, che è molto difficile perché portare avanti quello che inventano i nonni, i papà, che non l'hai vissuta, devi essere molto più bravo invece di chi la inventa. Questo è molto importante. Perché tanti dicono: no, l'attività fatta mio padre e madre, io voglio una cosa mia, che anche quella è una cosa giusta. Certo. Però, tra virgolette, è molto più pesante portare avanti, tipo che ne so, come la famiglia Agnelli o i Berlusconi. È molto più difficile intraprendere un'avventura del genere che inventarla te e Il poi rischio di portarla fallimento, avanti. secondo me, è più È molto alto. più alto perché essere figlio di Berlusconi, Berlusconi ce n'è uno. Certo. Quindi ovviamente fanno delle scuole diverse dalle nostre, sono molto più preparati se lo vogliono essere, è diversa la situazione. Però ti posso garantire che è molto più difficile portare avanti una cosa inventata da un altro che Certo. da te stesso. E invece pure storie di chi la famiglia ha avuto successo a livello imprenditoriale, però il figlio si è voluto staccare lo stesso, partire da zero per inventare una cosa sua. Quindi sicuramente ci saranno questi 3-4 tipi di storie che ci racconteranno gli invitati e la mia speranza è che queste storie danno coraggio più che altro ai giovani, ovviamente, di intraprendere un qualcosa che per loro sembra chissà che, ma in realtà se ti ci metti sicuramente puoi raggiungere il risultato, piccolo o grande che sia. Io gli obiettivi che tra virgolette è pure di io voglio, cioè gli obiettivi io sono giorno per giorno, secondo me io non sono stato mai uno che si è scritto io Non hai una voglio cosa a lungo termine, arrivare. dici? No, lo faccio più adesso che Ok. prima già c'avevo tutto quanto in mente, ok? Adesso forse sono un po' più programmo un po' più le cose. Ok. E sono sincero, è anche meglio, perché ti porta a fare cose migliori di perché io prima andavo sempre tutto a braccio, facevo le cose, tante non riuscivano, tante riuscivano, è andata bene Certo. all'ultimo, però programmarle non è mai male, non è mai male. Adesso che lo sto facendo da un po' di anni si vedono risultati sicuramente migliori di prima. Quindi è quello di aiutare i giovani a capire che il mondo imprenditoriale è bello, si può fare anche in Italia, che tanti dicono no, devi andare all'estero, non è vero, secondo me si può fare in Italia perché l'Italia secondo me è il paese più bello del mondo. E siamo le persone secondo me migliori del mondo perché io ho girato anche un pochetto. Secondo me in Italia siamo molto più buoni, molto più tranquilli, molto più trasparenti. Per me, a me l'Italia piace e anche il paese. Io cioè, quando vado fuori all'estero sono andato dappertutto. Non vedi Io l'ora di tornare in Italia, però. no, quando torno diciamo non mi dispiace, dico sempre: ma di che stiamo a parlare? Cioè, tu quando scendi in Italia, io a Roma e vedi Roma. È Cioè, un'altra cosa. tu, secondo me, tu devi pagare, tu straniero, quando vieni qua in Italia, devi dare 200 euro. Perché io quando sono andato, oh, è vero, tu, anche io quando sono andato in America, raga, che ovviamente l'America, tra virgolette, è il sogno di tutti, per quale Il sogno motivo? È il americano. sogno americano, qual è il più bello? Perché loro sono stati bravissimi a vendertelo. E questa è pure a livello imprenditoriale molto buona come cosa. Cioè loro ti hanno venduto, gli americani, delle cose che in realtà non esistono. Cioè loro a me, quando sono andato là, sono andato a sto parco a New York, qual è il parco a New York, Central quello Park. Central Park? Raga, è bello il parco, tutto il parco. Mi hanno portato alla ho pagato, alla Fontanella. Alla Fontanella dei Friend, cioè, sono là, c'era la Fontanella, noi c'avevamo un piazza La della Pagliaccia Fontana Ampino. dei Trevi? Ma no, ma Fontana dei No, Trevi? ma di che stiamo a parlare? No, raga, cioè noi, per noi, quando giriamo il mondo, non è possibile andare a vedere altre cose. Non è possibile. Quando vai là di giorno a New York, io ho visto questi palazzi e mi facevano schifo. La sera è caratteristico perché è tutto acceso. I palazzi sono Certo. belli vederli da lontano. Ok? New Jersey, vedi là, ti vedi tutta New York così, Vabbè, dice è la bella. skyline è figa, È ok. tutto bello. Ho detto, ma quando tu vieni a Roma, vai a Venezia, vai a Firenze, vai dove ti pare a te in Italia? Dove ti pare? Cioè, tu vedi delle cose che non esistono negli altri paesi. E Vero, questo. In realtà poi invece in Europa l'ho vista queste cose, cioè l'Europa è molto più bella di tutti questi posti che sono nati dopo e l'Europa è bellissima, ragazzi. Vai in Francia, la Francia è bellissima, pure la Francia. vero. No, 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 Vai a vero. Londra, Londra è meravigliosa. Cioè Londra è New York, è più piccola, però pulita. Capito come? E poi sono Sì. tutte cazzate, New York, se va a notte, tutto aperto, New York, ragazzi, no, New York è tutto sempre È perché tutto insomma è venuti sempre. a Roma. Ma di che stiamo a parlare? Io là è unici, è tutto chiuso. E vabbè, comunque per farti capire, quando tu scendi a Roma dici fermate. Almeno questo è quello che provo io da quando ho cominciato a viaggiare, perché prima c'avevo pure l'aereo.
Poi tutte stanzette del cavolo mi sono levate, quindi ho cominciato a prendere aereo, rotta di collo, ho fatto tutto Vedi, quindi l'uomo. questo qua ci fa proprio pensare a una cosa, che avevamo Massimiliano con le buste sulle finestre Bravo. e poi abbiamo Massimiliano che ha viaggiato il mondo perché giustamente ha realizzato diversi sogni col lavoro che si è creato. Sì, bravissimo. Ho viaggiato, negli Quindi ultimi 10 anni ho viaggiato tantissimo. E serve pure, serve tanto. Serve pure a capire dove stai, perché prima magari uno si certo. può lamentare, sto paese non si può fare niente, la burocrazia è lenta, sicuramente la burocrazia è lenta, E quello è fino poco, lì, fino lì. quello non ci piove sicuramente, però l'Italia è un paese, a me, secondo me è bellissimo dove vivere, infatti non ho proprio intenzione di spostarmi, se mi sposto posso spostare per fare qualcosa lavorativa fuori, Ok, ma l'investimento. l'investimento, ma al massimo, forse manco uno, perché ho pure paura di investire fuori, cioè io voglio investire qua in Italia, nel paese mio, a me piace proprio l'Italia, vivere Dobbiamo l'Italia. uscire di Città Però Ciampino. devi uscire, è come quando tu lasci la tua ragazza, Ok. magari per un'altra, Che salutiamo la mia attuale la ragazza. tua attuale, Ancora no, non ma. te lascia, non te lascia. Però per farti capire, no, quando tu in realtà, il mio viaggio l'ho vissuto così, hai visto quando lasci una ragazza e ne trovi un'altra, dici, ora meglio quella di prima, ora ti faccio un'ipotesi. Tu quando vai fuori, capisci quello che c'hai, che in È realtà prima non ti vero, stava bene, e è dove vai a vero, cambiarlo? è vero. Capisci? Quindi serve viaggiare. È vero. Vabbè, apri la mente. Il classico detto Bravo, che è vero, ma. Ok, viaggiare è importantissimo. Anche vedere altre culture, non guarda solo il negativo, vedi certo. anche altre culture, no? E quindi viaggiare è importantissimo. Proprio per farti capire di quanto è bello questo paese, di quanto è bella la gente di questo paese. Noi siamo Ma pure le persone, opportunità che possiamo creare, siamo perché. persone bellissime, ma in Italia si può fare tanto, ragazzi. Guarda, le tasse si pagano dappertutto. Sì, quello è poco ma sicuro. Dici là paghi il 5%, ma dove paghi il 5%? Se paghi il 5% c'è un motivo. Sì, magari poi paghi la sanità che è Bravo, diversa, quella, c'è sta. Noi assicurazioni. qua ci abbiamo tutto, raga. Qua se succede qualcosa, grattiamoci. Sì, dici nel Bravo, blu, grattiamoci. blurra, Se succede blurra. Quello qualcosa, ti servono. Ci sono paesi dove se succede qualcosa non ti servono. Se non c'è è vero. l'assicurazione, capito? Ci E riallacciamo al discorso di prima. torniamo, perché giusto perché mi hai detto questi ultimi 10 anni ho viaggiato tanto, al che. Tu mi hai detto ce n'hai 49? Sì, No, cazzo, ne dimostri, fatti a eh? dicembre. Ne dimostri. O di persona ne dimostrate meno. È il video mi frega. Quindi mi viene da pensare che allora adesso abbiamo un buco temporale da chiudere, nel Sì. senso che se in 10 anni hai viaggiato, il presupposto che, anzi, la cosa che sto pensando è che prima di questi 10 anni hai sviluppato anche sia economicamente un gruzzolo per poterti permettere questi viaggi. E quindi ripenso, prima stavamo ai 2 anni da Massimiliano. E parliamo 26 anni se non erro. Quando ho iniziato a 26 anni sto lavoro, sì. Ok, dopo 2 anni responsabile, quindi 28. Sì. A Allora qua ci 30. abbiamo quei 8-9 anni che è scoppiato tutto. No, subito è scoppiato tutto in realtà, perché io poi a 30 anni ho aperto il mio primo ufficio a Santa Maria delle Mole. Ok. Dopo 2 anni mi sono sentito pronto, con tanta paura, Ok. però mi sono sentito pronto ad aprire un ufficio. In realtà non ero pronto Però è per niente. una cosa che consiglieresti ai ragazzi oggi, secondo te? Cioè, se un ragazzo ha una passione, un'idea, una cosa imprenditoriale, magari tanta gente ad oggi si spaventa soprattutto a livello economico, dice, oddio, non so se fare il passo più lungo della gamba. Certo. Ah, io mi devo basare per forza sulla mia vita, no? E quindi quello che ho fatto io non so se è giusto, per me lo è stato, nel senso che io ho aperto un'attività, l'agenzia immobiliare, dove mi sono accorto dopo che non ero pronto, Ok. perché ho avuto tantissime problematiche quell'anno e stavo in realtà dopo un anno stavo quasi per chiudere, non c'avevo proprio più soldi. Ma le cose sono andate diversamente. Io a agosto stavo senza soldi, a settembre sono rientrato e ho cominciato a vendere, ho cominciato a fare i soldi, non mi sono più fermato. Cioè, ho cominciato a fare i soldi, ho cominciato a fatturare il Certo. fatturato giusto più il mio guadagno per poter andare avanti. Ok. Però perché? Perché in quell'anno io, tra virgolette, ho imparato tante cose che non avrei mai imparato se non avessi aperto l'agenzia. Perché Quindi dici il salto da dipendente a imprenditore di te stesso, lì per lì, ti ha fatto capire tante sì, cose. c'hai difficoltà, ma tutti ce l'avranno. Difficoltà, ma sono difficoltà giuste. Sono ansie giuste. Sono quelle che ti fanno crescere. Io ho avuto le mie ansie che ci ho avuto ad oggi, se avessi quel tipo di problema, oggi mi è da ridere. Quindi, e magari se a oggi ho un altro problema più grande, non mi viene da ridere. Però una volta che quel problema non è più un Sarà problema, risolto. è risolto. Questo è sempre un'altra cosa poi che mi ha insegnato Massimiliano, nel senso che noi
Fai conto, tu disegni un cerchio, no? Sì. E tu stai dentro questo cerchio con tante Ok. altre persone. Nel momento tu devi fare una cosa che sta fuori dal tuo cerchio, ti crea un'ansia, ma è una cosa normalissima. Però se tu non esci da quel cerchio e non crei quell'ansia, non crescerai mai, Certo. capito? Queste sono cose che a me mi ha insegnato Massimiliano 26 anni, 23 anni fa. Quando ho iniziato? 23-24 anni fa, mo quando mi Sì, sono più o perso il meno sì, conto, sono dai. quelli, 23-24 anni fa, nel 2001, io iniziai marzo 2001. E quindi quel cerchio si ingrandisce sempre di più man mano che fai esperienze Ok. nuove, lavorando ovviamente. E quindi io dico che secondo me nel momento in cui io poi ovviamente mi sono messo i soldi da parte per aprirmi un'agenzia, non gliel'ho fatta, ho dovuto prendere un prestito, non mi sono Ok. bastati. Mentre lavoravo, che non lavoravo, praticamente non guadagnavo, ho dovuto prendere un prestito. Quindi il rischio era che nel caso in cui fosse andata male non potevo manco pagare la banca e dovevo ritornare indietro. Per fortuna io ogni volta che ci ho avuto qualche tipo di problema, all'ultimo sono riuscito a risolverlo lavorando tanto, ragazzi, Quindi diciamo che la non te regala difficoltà niente ti sprona nessuno. ancora di più. A me sì, a me mi ha sempre spronato. Poi ad oggi per fortuna non mi serve più la difficoltà, perché certe volte entri anche in un loop, nel senso che ti muovi quando stai in difficoltà. Poi È ho vero, capito, io non mi è devo muovere vero. quando sono in difficoltà, io mi devo muovere prima per non andarci in difficoltà, però sono cose che ho capito lavorando. Cioè, Certo. in realtà la mente fa cose strane certe volte, questo è molto importante pure da capire. E come per esempio sono agenti miei che magari guadagnano un mese tanto e finché non stanno per finire i soldi, che mi capitava pure a me, non lavorano, si Certo, adagiano. E invece no, è tu ci devi avere sbagliatissimo. quella fame dentro, perché tu non devi pensare ai soldi, devi pensare a lavorare, a I crescere. soldi sono una I conseguenza. soldi sono una conseguenza di quello che fai, sono È uno vero. strumento. Cioè, i soldi è molto importante, questi soldi devono essere uno strumento per vivere meglio, perché ti puoi levare delle soddisfazioni, perché non hai più il problema dei soldi e di pagare la bolletta, perché una volta per me era un problemone non pagare la bolletta, no? Ad oggi ce l'ho, cioè oggi viene la bolletta, te la levano dalla banca e manco me ne accorgo. Ho detto di, non è che sono Certo. miliardario, però per farti capire non è più il problema i 100, 200, 300, non so più il problema. Certo. Ok? Quando tu esci da quel loop che è mentale, e per questo ci sono anche tanti libri che in realtà dicono che ne servono, ma invece i libri Te ne servono. ricordi uno che ci puoi consigliare, magari? Non Guarda, sono sincero, io con i nomi e con i titoli ce l'hai, dei non film te e dei libri, ricordi? non mi dico, ce n'ho un mare a Ok. casa che non letti Ok. motivazionali, che poi io dopo, successivamente ai libri motivazionali, ho letto anche i libri della legge dell'attrazione. E io ti dico che hanno fatto una differenza enorme quei libri della legge dell'attrazione, che ad oggi credo tantissimo Magari poi se all'attrazione. ti viene in mente qualcosa lo scriviamo poi dopo sotto, così se qualcuno è Sì, ma io, beh, interessato ovviamente all'argomento. leggendo ancora ad oggi, tanti ad oggi libri, tra virgolette, che li leggo per me sono stupidi, ma sono stati importanti allora. Se li leggo oggi non mi sembra un buon libro, all'epoca è stato un buon libro. Ok. Quindi per chi deve iniziare può essere pure quello là che oggi a me mi pare un po' stupidino, invece può essere pure un libro Certo. importante. Quindi non sottovaluto mai niente. Quindi io consiglio intanto di leggere. Questa è una cosa molto importante. Poi ho detto, credo tanto nella legge dell'attrazione, secondo me tante persone che hanno voglia di crescere devono leggere i libri della legge dell'attrazione, perché la legge dell'attrazione è vera. In Quindi c'è una cosa, se la desideri talmente tanto, prima o poi arriva. realtà no, nel senso che se ti rimane soltanto un desiderio, in realtà succede la cosa al contrario. La legge Ok. dell'attrazione parla d'altro, la legge dell'attrazione parla che tu devi credere come se quella cosa già ce l'hai, già ci sei arrivato e la devi vivere mentalmente. A me personalmente funziona tutt'oggi, ma è Ok. quello in realtà che mi ha cambiato pure Ok. Io tantissimo la sotto questo vita. punto di vista forse ti vengo a braccio, nel senso che quando lasciai anni fa il lavoro da dipendente, feci una vision board, la chiamo, che era una lavagna dove stampavo, magari è una cosa che ad oggi potrebbe essere stupida, non lo so, però a quel tempo mi Non aiutò. è Ho mai stupido niente. stampato delle foto, tipo, io ad oggi ho ancora la smart, però a quel tempo io c'avevo un'altra smart, quindi avevo stampato una smart, un Rolex, una cosa così, e la mettevo vicino al mio PC. Così tutti i giorni, quando mi mettevo lì e cominciavo a fare il mio piccolo lavoretto indipendente nel mentre, la guardavo e facevo io, tanto questa cosa mi devo comprare per forza. Cioè, devo riuscire ad arrivare, volevo veicolare il mio lavoro a Quella è quell'obiettivo. stata una cosa E importante. quelle 3-4 cose che avevo stampato, alla fine me le sono comprate tutte quante. La Smart me la so presa, il Rolex me lo so preso, quello me lo so preso.
Quindi Guarda, ragazzi, prima o voi non poi. potete capire quanto sono importanti queste cose. Infatti, hai fatto benissimo. Sono di una fondamentale importanza. In realtà, io quando una volta c'erano non questi telefonini qua, c'erano i telefonini di casa e li spingevi e li accendevi Come la no? mattina. C'avevo pure io, sono vecchio pure io Io ormai. mi sono scritto, io la mattina accendevo il cellulare, sei il numero uno, cioè io mi gasavo da solo. Io ho detto, vedi, queste sono sempre cose in realtà che mi insegnò Massimiliano Federici. Io lo ripeto sempre perché io lo adoro proprio, perché lui non ha salvato solo me. Lui ha salvato la mia famiglia, perché io, avendo il cervello che avevo prima, ho detto sempre una brava persona, quello non ci piove. Sempre, però ovviamente mi ha cambiato la mentalità, no? E mi ha fatto vedere la vita in un'altra maniera. E quindi questo ha giovato ovviamente a tutte le persone che amo e che Certo, mi stanno vicino. certo. E lui è stato fondamentale importanza perché lui pure credeva tanto a queste cose qui. E praticamente lui entrava dentro l'ufficio e c'erano tutte quante tipo scritture. E se vuoi qualcosa, ne so, non puoi Raggiungi il correre più, cioè, tutte queste cose successo, strane ok. qua. In realtà, mentalmente, quelle ti fanno perché ti gasano proprio. È vero, non è Io vero. purtroppo ho fatto solo un paio di corsi nella vita mia, sono sincero, Ok. perché io quando sono andato a fare i corsi, in realtà non mi hanno entusiasmato tanto i Ok. corsi. C'è gente che ne fa tanti, poi magari sicuramente c'è sta gente migliore di quella che dove sono andato io a fare il corso che ti danno di più. Però io quando andavo a fare i corsi dicevo, fai finta di diventare amico di quello perché fai finta. Io ci sono amico davvero, se ci dovessi, se non ci so, faccio il professionista Certo. e basta. Quindi io i corsi, purtroppo mi ha detto male che ho fatto quei due tipi di corsi. In realtà no, io in realtà il corso di vita lo facevo pure con Massimo Federici perché mi insegnava tutti i giorni qualcosa. E quindi già è stato un corso quello della vita mia, Beh, forse diciamo la che fortuna è stata quella. dal racconto che ci hai fatto, un bel corso di vita l'hai fatto pure con tuo padre, Ma che scherzi, che io parlo comunque di lui perché adesso stiamo parlando dai 26 anni in imprenditorialmente, poi a livello imprenditoriale. Mio certo. padre è sempre stato un grande lavoratore, lo è tutt'oggi e quindi mi ha insegnato una cosa ovviamente fondamentale, che se tu vuoi qualcosa devi lavorare. Certo, magari facciamo pure una puntata con lui, potrebbe essere Magari, mi pare, ho interessante. detto, è un tipo riservato. Potrebbe Io essere glielo veramente chiedo, bella. però sicuramente mi pare un tipo riservato, non penso Vabbè, ci che vuoi. proviamo, Io ben dai, si sa pare che mai, a va. me farebbe piacere, però non voglio nemmeno mettergli Mi dici ansia addosso. quell'ansia. Ah, perché anche io prima di iniziare questo programma io ho sempre avuto un problema e è stato sempre il mio cruccio, nel senso che io ho sempre avuto un problema di parlare in pubblico. Ma in realtà non c'avevo il problema di parlare in pubblico, avevo un problema di parlare perché non sapevo parlare. Io non Ok. sapevo manco i verbi. Magari adesso a una certa volta mi sbaglio pure, manco lo so, in realtà. Però diciamo che adesso credo di avere una buona dialettica per poter permettermi di parlare in pubblico. E è stata sempre una cosa che a me piaceva, infatti mi piaceva sempre ascoltare dei miei amici, tipo Anthony Solletti, che era quello lo studioso, tra virgolette, di quando stavamo in comitiva, Ok. o Maurizio Muzzi, c'era la parlantina, a me piaceva sentire le persone che parlavano, io capito come... Dice, stavi lì, ti Sì, perdevi. li adoravo, perché io in realtà non ero capace, io tanti discorsi me li facevo in mente, poi se ti dovevo dire a parole non ti No, facevi. dicevo, però in mente c'avevo di tutto, perché io ho sempre avuto la mente bella... Semila, dai, sei Però in realtà forte. non la potevo spronare, no? Perché non potevo tirare fuori quello che volevo, perché in realtà non potevo parlare, perché sbagliavo tutto. Cioè, ero un cazzarone nell'amicizia, ovviamente c'era problema. Ok, certo. Però non sapevo, infatti quando io ho affrontato questo lavoro, dice sono andato 2 volte all'ospedale, ci credo. Cioè, è partito tutto No, perché insieme. poi studiavo tanto. Io, quando sono Certo. diventato responsabile e avevo dei problemi con i colleghi, io volevo imparare tantissimo. E quindi studiavo sempre tanto. 2 ore, venne a prendere Massimiliano, mi hanno dato dei cosci. Cioè, c'avevo ancora... Dice, tranquillante, la sera mi mettevo a letto, Due stavo volte così. E all'ospedale sono invece andato. Però ho la. raggiunto quello che dovevo raggiungere. Ancora no, quello che dovevo Vabbè, raggiungere. Però ho intanto raggiunto la vita non ti ha fatto step, qualche no? risultato. Qualche risultato. Siamo passati dall'ufficetto a Morena, adesso siamo a Ciampino, e possiamo dire forse la via più importante di Ciampino? Sì, Via Morena dei Francesi penso che sia una delle vie più importanti di Ciampino. Che a Morena l'ufficetto in realtà non era l'ufficio di Massimiliano, era un bell'ufficio e adesso è diventato ancora di più perché lui ha preso un altro locale vicino, ha Ok. aperto un bellissimo ufficio anche lui là, che lui si chiama ancora Stile Casa, io mi chiamo Stile Consulting, per varie vicissitudini che ad oggi non devo raccontare, che tanto non servono a niente, perché ovviamente in questi anni sono successe delle cose belle e brutte, molto più belle per fortuna che brutte. Però c'è un bell'ufficio pure lui, questo qua credo che sia il più grande di Ciampino a livello di metratura. Ok. Ad oggi questa attività, per come l'ho concepita e per tutto il passato e l'esperienza che ho fatto, credo di aver fatto uno degli uffici più importanti qua a Ciampino. Ok, vedi. Un Allora, poi punto magari. di innovazione Sì, rispetto agli altri. secondo me sì. Quello che ho fatto io, che magari ad oggi lo sta copiando anche qualche altra agenzia, Che salutiamo.
che salutiamo ovviamente i miei colleghi. No, io ci vado d'accordissimo con tutto. Io, secondo me, qualcosa me la devo attribuire, nel senso che io quando iniziavo a fare questo lavoro, agenti immobiliari se la potevano vedere per strada, come Sì, che poi camminano, senza no? Una cosa senso, senza senso. non Io si invece andavo a parlare capisce. con tutti, per me non c'è stato mai problema. Secondo me l'ho cambiato tutto l'aspetto ciampinese, ovviamente, questo tipo di mentalità. Io credo molto nella collaborazione con le persone giuste, perché questo è un lavoro che se ci stanno le persone sbagliate di mezzo, è facile Vero. anche che tu rubicchiani i soldi e Vero. tante cose, però con la gente giusta si può, secondo me la collaborazione è sempre una cosa importante. Infatti io, avendo giocato a pallone, io il mio ufficio l'ho impostato come una squadra di calcio, tra virgolette. Noi siamo una squadra e tutti dobbiamo avere lo stesso obiettivo. E Posso dire una bella cosa che quindi, mi hai detto qualche giorno fa? E certo. guardo pure la regia perché ovviamente c'era anche l'altra persona dietro. Valerio. Ci ha detto qualche giorno fa: allora ragazzi, facciamo questo progetto insieme. Dobbiamo crescere tutti insieme. Ma magari è la classica frase che dicono pure tutti quanti: Certo. oddio, dai, sì, facciamo una cosa, cresciamo tutti insieme. E poi ha detto una cosa sul suo ufficio. Ha detto: i ragazzi che lavorano con me, quindi parliamo di dove siamo adesso, la Stile Consulting. Ha detto: se io un giorno avrò il Ferrari, i ragazzi che lavorano per me e con me, perché con me lavorano, Collaboratori, i collaboratori, ha detto, non andranno in giro con la Panda, ma andranno in giro con la Porsche. certo. Poi è un messaggio che qualcuno lo capirà e qualcuno no, perché magari la gente dice: ah, vedi, l'imprenditore che deve fare chissà che cosa. E No, invece è proprio che, perché riallaccio al discorso della squadra, è certo. proprio che si vede che Massimiliano, visto che la storia non la sapevo, io pure. È la Sì, prima volta che la è perché sento, abbiamo esatto, improvvisato. si vede proprio che nasce dal nulla e il percorso fatto fino ad oggi si vede che ti ha segnato e che comunque sei orgoglioso pure Sì, sono dei orgoglioso di traguardi quello che ho che fatto, hai sì, fatto. anche se ancora non sono soddisfatto. Però sì, e si vede che vuoi portare con te la gente a cui credi. Cioè, quindi Certo. ecco, c'è una squadra che ad oggi quanti ragazzi stanno qui in ufficio? Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con me. Quindi sono 7 famiglie che mangiano, Sì. che comunque parliamo di numeri. Però Sì, vabbè, non è un'azienda chissà quanto è grande, però per essere comunque un'agenzia immobiliare, credo che è una bella agenzia. Poi ci una sono bella realtà. agenzie che fanno altro, nel senso che ci sono adesso, stanno creando altre agenzie tipo logicamente americane. Che praticamente ci stanno queste agenzie grandi dove ognuno ha il proprio ufficetto nell'agenzia, quindi sono pure Ah, ok. 50-60 agenti immobiliari, ma in realtà lavorano ognuno per se Quindi sono stesso. dipendenti all'interno dell'agenzia stessa. Noi diciamo sono piccoli imprenditori di se stessi all'interno dell'agenzia, tu Ok. credi di stare a parlare in questo grande marchio, ma in realtà poi ognuno lavora per sé. È Ok. un modello americano che io non critico, per carità, per me Assolutamente. ognuno. Magari arriverà nelle nostre teste tra 5-6 anni proprio nell'effettivo e Sì. No, diremo: ah, vedi, c'avevano ragione no, ma quando. sicuramente già hanno ragione adesso, io non metto in dubbio, però quello che mi viene in mente adesso, che stiamo parlando di questa cosa, è che se tu vai a parlare lì dentro qualcuno ti parla sempre con quello, nel senso che è lui responsabile di se stesso, non è che tu vai lì, ce l'ho col marchio, cioè siete voi, no, Certo. il marchio è, loro pagheranno sicuramente una piccola royalty mensile, che hanno l'ufficetto là dentro, Certo. saranno sicuramente professionisti perché ognuno di quelli ha il patentino. E non discuto, magari quella cosa, magari come dici te, andrà in Italia. Non penso che andrà perché noi siamo sempre molto Chiusi, serrati. oddio, più chiusi serrati. Ci piace sempre a me piace che io, se oggi devo andare al supermercato, preferisco andare alimentari e parlare col vecchietto che mi serve il panino con la mortadella. Mo' te faccio un'idea. È che qua dentro, quando vieni dentro l'agenzia mia, in tante altre pure che sono tipologicamente come la mia, c'è il proprietario dell'agenzia. Quindi qualsiasi cosa Certo, succede, c'è un referente c'è un referente ufficiale. ufficiale che sta lì. Poi non lo so come funziona, non voglio entrare in merito, però per farti capire che ci sono altri modelli che sicuramente magari andranno, Ok, certo. ma che personalmente non condivido. Però Ok, non penso che assolutamente. sia sbagliato, ovviamente, Allora, come adesso vorrei progetto. metterti in difficoltà un Ma non pochino, c'è problema. ma nel senso giocoso ovviamente del Se termine, visto che comunque mi arriva dalla regia che tra poco abbiamo dobbiamo una chiudere. riunione, noi ma Ah, te hai una è vero, c'è un'altra riunione. riunione con Quindi, Liquorificio. esatto, che ovviamente parliamo di questi Liquorificio prodotti, ne clandestino. parleremo, ne Altra parleremo. avventura che credo che questa avventura andrà non bene di più. Sta facendo, tra virgolette, è appena iniziata, sta facendo già un grande successo. Ne parleremo molto bene Sì, probabilmente in futuro. spero di Ti voglio chiedere 3 tips, quindi 3 pillole che tu diresti. Allora, la prima,
a un ragazzo di 20 anni che magari è indeciso sulla strada da percorrere e vorrebbe fare magari un percorso come il tuo, quindi dare un consiglio a un ragazzo del genere. Io penso che pure queste sono frasi fatte, però in realtà se hai in mente di fare qualcosa la devi fare, punto. La fai, così solo facendola ti accorgi che potrebbe essere il tuo percorso o no. Ok. Quindi falla. Poi una volta che l'hai fatta, dici ok, ho indovinato, questa è la strada che voglio intraprendere. Perché io nel momento in cui sono entrato in un'altra agenzia immobiliare ho cominciato, io subito ho capito che era il mio lavoro, Ok. immediatamente. Io penso che questo amore, tra virgolette, per il proprio lavoro nasce soltanto nel momento in cui decidi di farlo. Poi puoi smettere pure dopo una settimana e dici ho sbagliato, non è un problema sbagliare. Poi vai a fare un'altra cosa. Però, Dici magari è il fallimento che porta poi al successo. allora, questa è sempre una frase fatta, che sto fallimento, che in America stanno fissi a di fallire per forza. Io non la vedo così. Io, secondo me, pure i vari errori che ho fatto nella vita, se ne avessi fatti sarebbe stato pure meglio, certi. E quindi, secondo me, non si deve per forza fallire per fare qualcosa di buono, a differenza di quello che dicono oggi e che sta andando di moda. Secondo me, se riesci a non fallire è meglio, perché se capisci le cose prima che succedono, secondo me sei più intelligente di quello che fallisce. Vero, E tu vero. parla uno che stava per fallire, che poi non ha fallito. Però in realtà, se avessi fatto dei piccoli accorgimenti prima, che li potevo fare in realtà, ma non l'ho fatti perché ero un capoccione, perché mi ero troppo infognato nella cosa. E io sicuramente, invece di riprendermi in 7-8 anni quanto ci ho messo, mi sarei ripreso, anzi, manco me dovevo ripiare, capito? Quindi sta cosa del fallimento in Italia, a differenza poi degli altri paesi, manco è permessa tanto, perché una volta che sei fallito in Italia e la società è andata a schifo, in Italia le banche ti bloccano da È tutte le vero. parti, che tra virgolette io a livello bancario, se lo vogliamo parlare di fallimento, sono anche fallito. E mi ha dato anche una spinta in più, perché io non potevo prendere più prestiti, più niente, perché a un certo punto poi dovevo pagare più niente. E poi, manco è successo tanto tempo fa, stiamo a parlare del 2012. 2012 io ho avuto questa cosa che a borsa, mi sono mangiato tutti i soldi che avevo fatto, e quindi, tra virgolette, a livello bancario ho dovuto smettere di pagare tutto quanto, che è stato pure meglio. Sì, in Mi sono sentito effetti, proprio dici. bene, dico pagherò quando mi riprenderò. Mi sono ripreso, la difficoltà è stata che non potevo chiedere più prestiti in banca, ma è anche stata la mia forza, tra virgolette. E ad Ok. oggi non mi servono prestiti e lavoro con i miei soldi. E tra virgolette ce l'ho fatta, ma non tutti, non è che non hanno questa capacità, non tutti hanno questa capacità mentale. Quello che voglio dire, ragazzi, lo stress è una cazzata che fa male, ok? Questo deve essere chiaro. Lo stress è una cazzata che fa male. Ci sono stress e stress. Ci sono gli stress come quelli di quando non puoi pagare le cose che ti fanno male, ok? Ma ci sono, lo stress lavorativo è uno stress che tu ti abituerai ad avere. Ok? E quello stress che una volta che ti sei abituato non è più stress, ok? Vuol dire che sei cresciuto. Quindi tutti quelli che dicono c'ho l'ansia, sto male, ma di che stai male? In quel momento tu stai lavorando su te stesso e avrai sicuramente successivamente delle capacità che prima non avevi, ma ti Certo. devi stressare, ma quel tipo di stress non fa male, Certo. ok? Quindi no, tu mantieni giovane, hai 49 anni, ma sei sempre stato stressato, non so, sto cresciuto. Non è, cioè, lo stress lavorativo non è come uno stress di purtroppo di quando deve mancare qualcuno o di quando magari non c'hai una lira che non serve. Quelli sono stress quando il problema purtroppo non si può risolvere. Quello è uno stress che fa male, purtroppo. Ma tante altre cose che si possono risolvere per crescere non è uno stress. Ok, vedi. E l'altra, e poi direi che ti faccio una domanda solo sugli obiettivi, ma dopo, perché ne so uno che è un po' divertente, che piace poi a tutti. È divertente perché non ci crede nessuno. Esatto, e tra poco lo diremo. Invece un altro consiglio, che questo, diciamo, ti voglio dare un po' fastidio veramente su Vai tranquillo. questo. Vorrei che tu pensassi adesso a un consiglio che daresti a Salvatore e a Noemi. E quindi proprio parla a loro. Ai miei figli? Sì. Dai un consiglio proprio a loro. Mo' Noemi lavora qui dentro, ok? Salvatore fa il parrucchiere, ok? Però un consiglio che daresti a loro, ma non per farli diventare degli imprenditori come te, però proprio sempre sul lavoro, anche da dipendenti come sono attualmente, però No, mio figlio non è per... indipendente, mio figlio c'ha proprio il parrucchiere, il Ah, è suo? barbershop. Mio figlio c'ha il Ok. barbershop. Ok, allora vai, è direttamente il tuo il palco. Allora, da genitore è difficile, nel senso che, perché da genitore tu vuoi sempre il bene dei tuoi figli, no? E io quello che ho detto sempre ai miei figli, fate quello che vi fa stare bene, ok? Che potrebbe essere anche controproducente. Perché che significa? Se io sto bene, se magari non cresco, nel senso che sono una favola. Quindi a livello imprenditoriale
a mio figlio Salvatore che già ha una sua attività, io tra virgolette ci provo sempre pure perché mi piacerebbe che lui crescesse a livello imprenditoriale. Io ogni tanto gli butto là, dico Salvatore, Dai. apro te 10 parrucchieri, 20 parrucchieri, ti fai da 1.000 euro a Tipo a ogni negozio, a franchising. franchising. Però se non ce l'hai nelle cose, se non ce l'hai dentro, se non lo vuoi fare, io rispetto tutti. Quindi, cioè, non è detto che per forza tu devi diventare un imprenditore nella vita. Come qui, che i ragazzi che lavorano con me, c'è il venditore, quello non ci pensa proprio ad aprire il suo ufficio, ok? Perché lui vive bene così, è rispettabilissimo. Io infatti voglio parlare soltanto a chi ha intenzione di non avere un posto fisso, chi ha intenzione di crescere a livello lavorativo, lo devi fare. Non pensare ai soldi. Non pensare a niente, devi farlo, punto e basta, perché se ce l'hai dentro avviene, quello è sicuro, i soldi escono, escono, però ci deve stare sempre una base, è come quando vai a scuola, tu non puoi pretendere di fare, che ne so, mo io ti dico una cosa che per me era da matti, matematica, c'avevo tre, quindi non puoi pensare a fare professore di matematica se prima tu a scuola non studi matematica. Certo. Ok, e te deve pure piacere matematica, quindi significa che ad oggi qualsiasi attività vuoi intraprendere, devi fare la cavetta. Ci sta poco da fare. Io conosco grandissimi imprenditori che i figli, i genitori hanno messo in fabbrica a lavorare, a capire quello che significa, di cosa stiamo parlando. Certo. Quindi siamo andati da un discorso a un altro, perché? Perché ai miei figli, in realtà io vi dico, che come ho sempre fatto nella vita e come mi hanno cresciuto i miei genitori, dovete fare quello che volete, quello che vi fa stare bene. Se un giorno, io spero che scatterà a mio figlio Salvatore, visto che già è un piccolo imprenditore, la voglia di diventare un imprenditore più grande e crescere personalmente, lui lo farà. È una scelta sua. Ma se lui vuole averci il suo negozietto e fare Certo. il parrucchiere, che è una cosa bellissima, avere i suoi clienti che il giorno si diverte e campa bene, io sono felicissimo perché ti sto parlando pure da genitore, ho Certo. capito? Ma io questo lo dico anche a altri ragazzi. Mia figlia è la stessa cosa, io dico, Noemi, lavori qua da me? Cosa fai? Lavori a livello pubblicitario? Devi essere la numero uno da pubblicità. Cioè, questo lo posso dire, qualsiasi cosa uno si fa, in piccolo o in grande, devi sempre migliorarti. Su quel lavoro che stai facendo e devi essere la più forte, ma no per l'altri, per te stessa, cioè Certo. tu devi sapere tutto di quello che stai a fare, qualsiasi cosa fai. Io sono sempre stato competitivo o no con l'altri, con me stesso, E questa è una cosa con me fondamentale. stesso, con me stesso, io qualsiasi cosa con me stesso ero competitivo, E proprio per questo, parlando di competizione, arriviamo all'ultimo punto, forse il più iconico della puntata, che Massi ci ha confessato, diciamo, giorni fa un suo sogno, desiderio e No, 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 obiettivo è in una breve certezza. termine, una certezza. No, parliamoci chiaro, perché Diciamo, allora, adesso non vorrei confondere siamo al 19, registriamo la puntata il 19 gennaio 2024. le persone. Bravissimo. Quindi io adesso lascerei la parola a Massi, appunto, per raccontarci di questa certezza che ci vedrà sul tetto del mondo. Allora, raccontarla è perché è molto breve. In che senso? Io non è che mi sono prefissato un obiettivo. Per arrivare dove voglio arrivare ci vogliono degli anni, quindi lo possiamo chiamare obiettivo, ma io è una cosa che farò, lo dico in camera. Vai, deve essere proprio, guarda, Ah. questa. Ovviamente io amo la mia squadra del cuore che è la Roma e quindi io sono sicuro che diventerò il presidente della AS Roma a 54 anni, quindi a 5 anni da oggi, io quando avrò 54 anni comprerò la Roma. E ti dico anche un'altra cosa, se Cristiano Ronaldo farà allenatore, Cristiano Ronaldo sarà l'allenatore della AS Roma. No, Che comunque non sarebbe niente male in realtà. io è un sogno che ho e lo farò, ma io già ci sto lavorando, eh. Ho comprato quando abbiamo giocato la partita d'andata Beh, col Milan, sì. io sono andato allo stadio, ho preso i biglietti da VIP del Hai già presidente. capito come Sì, mi sono funzionava lo messo là, mi sono vestito stadinare? elegante, mi sono messo seduto con mio figlio. Ovviamente mio figlio sta con me, farà una parte dirigenziale, smetterà di fare parrucchiere, ovviamente sta con me, ovviamente se studia, perché se non è, Beh, quello è certo. poco come sicuro, non è che lo metto là, fa, deve sapere quello che fa. Mi sono messo là, io per me già ero il presidente, perché questo parliamo della legge d'attrazione. Quindi io quando andrò allo stadio, andrò soltanto a quei posti là dove siede il presidente, perché la Giusto. legge d'attrazione il cielo già deve vedere quello che succederà, quello che già, tra virgolette, è successo. E quindi oggi diciamo che
sono un po' deriso anche dai miei amici, perché noi giochiamo sempre. Ah, sì, vabbè, diventa il presidente della Roma, ma in realtà è quello che succederà. A breve, Vedremo breve allora. Vabbè, penso di sì, 5 anni ci voglio. è un attimo, ci vorrebbe. Perfetto, dai, Massi. Allora io ti ringrazio di avermi ospitato, intervistato nella tua trasmissione. Quindi ti Grazie saluto, a te per questa grazie mille e ci vediamo improvvisata. alle prossime puntate. Ciao a tutti, grazie. Buona!